Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog. Oggi siamo qua a fare un unboxing velocissimo di alcuni fumetti horror che mi ha mandato la Panini Comics, che ringrazio. Allora, tutto questo nasce dal fatto che tempo fa mi mandarono il primo volume di Crossed e io rimasi veramente folgorato, ragazzi. Crossed è il fumetto più violento, più brutale, più horror che io abbia mai letto. È veramente una cosa devastante. È paragonabile, se dobbiamo pensare a un film, a Serbian Film o Human Centipede, mischiato a tonnellate di violenza incredibile. È veramente angosciante. È un fumetto apocalittico scritto da Garth Ennis, che è praticamente uno dei più grandi sceneggiatori contemporanei di fumetti. E perché vi racconto tutto questo? Perché ho intenzione di fare le recensioni video del primo Crossed e dei due spin-off che mi ha mandato Panini Comics. Uno di questi spin-off è addirittura stato scritto da Alan Moore, che è un altro grandissimo sceneggiatore di fumetti. In più ci sono altri fumetti che mi hanno mandato robe abbastanza recenti della Panini, perché la Panini è anche roba horror. Ovviamente non ha tantissima roba horror. Ok, questo qua è uno dei due spin-off, si chiama Crossed, manchi solo tu. Vabbè, qua c'è il teschio con la croce in faccia, il contagio è qui, non c'è salvezza. Veramente fighi, hanno tante pagine, ragazzi, questi per leggere ci vuole un pochino, quindi sono impegnativi, sono delle vere esperienze, almeno il primo è stato un'esperienza galattica. Questo qua è il Crossed, sempre un altro spin-off scritto da Alan Moore, si chiama Crossed più 100, diventa anche tu uno scrociato, per un pubblico maturo. Ragazzi, cioè, questi fumetti qua, se li comprate, non teneteli a portata di bambini, ma anche di ragazzini. Ma anche di ragazzini di 15 anni, sono scioccanti, sono scioccanti. Se volete sapere chi sono gli scrociati e di cosa parlano questi fumetti, seguite i futuri video che farò sul canale, mi raccomando. Ah, mi raccomando, vi siete iscritti? Clicca qua e iscriviti. Clicca sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Hai messo like? Hai messo like? Hai messo like? Commenta però almeno. Ok. Qua, qui togliamo la scatola perché mi ero rotta. Riuscirò a rovinarli? Riuscirò, eh? Allora, ragazzi, ve lo dico, vi linko qua sotto in descrizione il gruppo Telegram che ho aperto, dove siamo tutti e possiamo parlare tutti quanti. Tutti. Lì vi posterò tutte le cose inedite, Non vi perdete nulla e in più potete anche scriverci, quindi dirci quello che pensate di quello che facciamo e suggerirci cose, suggerirci film, suggerirci cose da fare. Ombre sulla lapide. Quanti anni 80, ragazzi? La nuova antologia horror del maestro Richard Corben. A me piace questa, per esempio, no? Mi piacciono queste qua al buio. Vedete? Come sono cupe queste vignette qua, tipo questa qua. A parte la bravura nel gestire proprio le luci in una maniera realistica. Praticamente questo disegnatore qua è un direttore della fotografia. Allora, tenete presente che il fumetto e il cinema sono praticamente cugini, quindi non snobbate i fumetti, non si fa. Storie brevi, quindi sono storie brevi horror. Il volume è bellissimo, cioè è veramente, cioè, copertina rigida con questa scritta anni 80, da avere assolutamente in libreria. Poi, questo qua, ragazzi, guardate che figata. Le grandi storie dell'orrore, vediamo se indovinate. Leggete i nomi: Lee, Kirby, Ditko, che tra l'altro è appena morto, poveraccio. Tra l'altro, Ditko non si dice, vabbè, adesso entriamo in una fase un po' nerd. Non si diceva in giro, però è anche lui un po' creatore dell'Uomo Ragno. Non è che solo Stan Lee ha contribuito alla creazione dell'Uomo Ragno, insomma, però questo Ditko, tu vai in giro a dire Ditko e nessuno sa chi cazzo sia. Però chi come me comprò all'epoca il primo numero, ovviamente ristampa dalla ristampa dalla ristampa, però io volevo avere tutti i vecchi numeri con i disegni che non erano, se erano al punto di disco, non erano come oggi, no? Insomma, erano un po' di stile vecchio, però belli comunque. Qua ci abbiamo Ditko, Romita Senior. Romita praticamente per me è un dio. E poi vabbè, anche altri, insomma, poi guardateli. Adesso cerco di aprire queste storie qua. Ah, che bella questa. Questa è la pagina che c'è subito dietro la copertina. Vi faccio vedere velocemente lo stile, i titoli sanguinolenti, tutto molto, molto antico, molto bello. Insomma, queste sono vecchie storie.
Prima della Marvel Comics, qua leggo un po', c'era l'Atlas, che negli anni 50 pubblicava storie dell'orrore e di tanti altri generi per un pubblico di ragazzi. Questo volume raccoglie quasi 50 di queste storie del terrore, interamente ricolorate e restaurate, che in Italia videro la luce inizialmente sulle testate della Corno. In più, una sezione in bianco e nero dedicata alle storie dei vampiri uscite negli anni 70. È una ricca sezione editoriale, scritti e disegnati da Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko e tanti altri. Cioè, ma questo è oro. Questo qua è, questo coso qua è un, questo è un lingotto d'oro. Questo, per chi apprezza l'arte, il fumetto, l'horror, tutto quanto, è un lingotto d'oro. Vi metto il link in descrizione per comprarli se vi interessano. Concludo dicendovi questa cosa qua. Cerchiamo di parlare anche d'altro, nel senso che comunque il cinema è bello, però appunto siete voi i primi a dirlo, no? Quel film là non è niente di che, non è originale, insomma, sempre le solite storie. Allora parliamo anche di fumetti, di libri, ogni tanto anche di videogiochi horror e di come il cinema influenza i videogiochi horror. E di come il fumetto influenza il cinema horror e il cinema influenza il fumetto horror. Cerchiamo di far vivere questa benedetta serie di video dedicati anche ai fumetti horror, perché comunque ragazzi, vi assicuro, magari alcune storie di queste qua più antiche vi faranno sorridere, magari non vi faranno cagare sotto, però sicuramente qualcosa ve lo regalano. Mentre invece Crossed, vi assicuro che qualcosa veramente di fenomenale, non vi aspettereste mai di leggere un fumetto, aprire, girare la pagina e fare questa faccia. Così, bocca aperta. Iscrivetevi al canale, lasciate like, lasciate dislike se siete dei grandissimi. Ci vediamo al prossimo video.